momento a dove metti le mani? Con quali criteri scegli le prese che utilizzi, ma soprattutto con quali criteri scegli le prese con le quali ti alleni? In questa serie di come scegliere le prese per poterti allenare al meglio e rimanere, e anzi accrescere sempre di più la tua salute, condividerò con te quello che io ho imparato dalla mia esperienza da atleta, da insegnante per circa 30 anni e come costruttore e gestore di palestra arrampicata. In questo episodio ti parlerò delle prese pericolose. Per me è pericoloso tutto quello che mi impedisce di potermi manifestare al meglio, quindi o allenarmi o praticare arrampicata. Quando ti fai male devi stare fermo, devi aspettare di recuperare, ma non è solo una questione fisica e di condizione fisica. In realtà a te ti serve mantenerti in moto per quanto riguarda la salute mentale, cioè ti piace. Quindi cerchiamo di mantenerci sempre allenati. Per riuscire a praticare quello che ci piace. Questo è il concetto. Cioè, la salute va mantenuta. E in questo caso su come ti muovi e sul come soprattutto ti alleni. Per me l'arrampicata è la mia vita. Ma fondamentalmente a me piace muovermi. E quindi comunque cercare di stare in salute è la primaria condizione per me. Cioè io mi alleno per potermi muovere meglio, non per potermi muovere peggio. Infatti non capisco chi è che fa gli allenamenti e poi dopo 2 giorni non si muove. Cioè per me ogni volta che io mi alleno, almeno il giorno dopo devo stare meglio, non devo stare peggio. In funzione di che cosa? Il mio criterio di educazione al movimento è quello di poter sempre crescere. Ok, detta in giapponese, come ripeto spesso, è Kaizen, lento e progressivo miglioramento. In questa maniera io che faccio? C'ho una linea costante di crescita, ma che mi permette costantemente di muovermi, di migliorarmi. Va bene che ci sta un minimo di dolore dovuto all'acido lattico, ma un minimo, ma non può ostacolare la deambulazione addirittura. Alcuni, per esempio, chi fa pesi, chi fa gambe, il giorno dopo non può camminare. Per me, io il giorno dopo, il giorno stesso, io devo stare sempre bene. Perché io mi alleno per stare bene, non in un futuro, ora. Ora. Per me questo è il sempre. Questa è la mia garanzia. Quello che c'ho ora. Quello che posso e riesco a fare ora. Poi ovviamente mi alleno e se io mi alleno bene, quindi c'ho un lento e progressivo miglioramento, sicuramente arriverò a fare quello che ora non mi immagino. Però se mi faccio male, in realtà non faccio un passo avanti, faccio 2-3 passi indietro. Poi dipende dal tipo di male che mi faccio. Ed ecco qui che andiamo sulla traumatologia dell'arrampicata. Non è il mio fulcro, però comunque me ne intendo. Perché? Perché mi sono fatto male tantissime volte. Io ti parlo di questo perché non solo mi sono fatto male io, ma insegnando da quasi 30 anni, quello che io ti dico è comprovato, non solo da me, ma anche da tutte le persone che ho allenato e insegnato ad arrampicare. Intanto è importante definire dove si riscontrano la maggior parte dei traumi nell'arrampicata. Allora, la prima cosa che devi capire è che le prese grandi sono dannose. Perché sono dannose? Perché le prese grandi puoi agganciare, puoi incastrare, puoi creare rotazioni. Tutte queste parole che ho usato potrebbero causare danno. Le parti che potrebbero incorrere traumi nell'arrampicata possono essere racchiuse in 3 grandi categorie: articolazioni, tendini e muscoli. Le cause di questi traumi sono dovute principalmente all'atteggiamento, alla carenza di tecnica o alla tipologia di presa. L'atteggiamento scorretto rappresenta la principale delle cause e determina di fatto anche le altre due, perché
se uno ha un atteggiamento che non è rivolto alla cura, al cercare di capire, alla comprensione, tenderà poi a sottostimare i passaggi, quindi determinerà uguale una carenza tecnica e poi di conseguenza anche non avrà la sensibilità per scegliere o comprendere come utilizzare determinate prese. Di conseguenza, la maggior parte del lavoro di prevenzione per quanto riguarda appunto il trauma e la sicurezza in generale dipende quasi tutto dall'atteggiamento. Come si risolve l'atteggiamento? Mantenendo lo spirito, diciamo, della verticalità, desiderio costante di miglioramento e di andare oltre ai limiti. Quindi è un atteggiamento di ricerca continua e informazione. Diciamo che la pratica ottimale è proprio la pratica del benessere. Perché? Perché mette come principio primario la cura di quello che noi stiamo facendo e l'innalzamento del nostro livello di coscienza, di consapevolezza e di informazione, secondo i principi dell'arrampicata, che sono sostenibilità ed efficienza. Non è fare a ogni costo, ma il contrario è fare al minor costo possibile. Riuscire nell'intento primario e quindi di evolvere senza consumarsi. Cosa intende per tecnica? Che la tecnica riguarda lo studio del corpo umano e di come si debba muovere nella maniera più efficiente possibile, rispettando se stesso. L'uomo è rappresentato dalla postura eretta e ogni segmento del suo corpo ha dei movimenti secondo postura primaria, ha le articolazioni fatte in maniera tale da potersi articolare secondo dei piani ben delineati. Una volta compreso che tu dovrai muoverti secondo appunto come sei fatto e come il tuo organismo è predisposto a farlo, da lì è semplice comprendere le motivazioni della maggior parte dei traumi. Sono tre le motivazioni del trauma: torsione, rotazione, compressione, schiacciamento, e poi le cause fisiologiche, che possono essere da sforzo o da affaticamento. Quindi quando il muscolo non lavora in maniera ottimale, mentre diciamo la torsione e lo schiacciamento possono comportare lesioni alle articolazioni, al tendine, lo sforzo e l'affaticamento possono portare traumi su tutto. Arriviamo al nocciolo di questo video. Già istintivamente, diciamo, alcune cose viene il sospetto, nel senso, mettere una mano su un appiglio che è simile a una lama, che viene veramente affilato o aguzzo, non è il massimo. Però da lì va bene, ma quant'è la differenza? Non è che una presa è dannosa di per sé in ogni situazione. In questo momento storico, diciamo che, come consigliano la maggior parte dei produttori di prese, ogni presa è importante che sia posizionata, utilizzata negli angoli giusti, nel senso, le prese da placca, la presa da strapiombo e la presa da tetto. Allora, io ti faccio vedere queste due prese qua, e da qui, dallo specifico, possiamo tornare indietro e comprendere tutti, sia le tipologie di trauma, che comprendere poi il come scegliere la presa. Allora, da quale partiamo? Partiamo da questa presa da tetto. La presa da tetto, allora, come puoi vedere qua, c'ha un'inclinazione, cioè la battuta delle dita. Se io la metto orizzontale, è parallela al terreno. Quello che devi capire è proprio questo. Allora, la battuta delle dita,
la battuta, il piano, la superficie dove tu andrai a calzare e mettere e posizionare le dita è meglio che sia parallela o addirittura inclinata verso il basso. In questa maniera questo angolo qui non andrà a primario a schiacciare o a, diciamo, a tenere i tendini e le articolazioni, e questo è già il primario problema delle tendinite, cioè lo schiacciamento, la compressione. Quindi questa che vedete qua va bene anche in strapiombo, però perché questo nello specifico, queste sono le prese Extreme Limits, sono state studiate, sono modelli miei che io ho mandato, allora abbiamo collaborato e io ho disegnato dei modelli. Allora, questo già è un po' più estremo perché, come vedi nel profilo, c'ha qua un angolo si evince, anche se il bordo è abbastanza ciotto spesso, questo è di almeno un centimetro. Però in ogni caso, a mio parere, io questa non la metterei comunque in placca, ma per due semplici motivi, perché le prese più traumatiche in assoluto sono le prese grandi. Questo perché? Perché alimentano l'atteggiamento del non avere cura. Ti ricordi che il problema primario del trauma era il non avere cura, quindi l'atteggiamento? Questo lo fomenta. Perché? Perché tanto la presa è grande, io la sento e prendo e vado. Non pensi più, diciamo, alla qualità del movimento, ma tanto sai che quella è buona, quindi non solo la utilizzi male, ma soprattutto ti ci butti, perché dici tanto quella è buona, e il tanto che non ha più, che perdi la cura di quello che stai facendo, perdi la sensibilità, perdi la precisione, ed è quello lì che scattano i traumi. Poi, fatto una volta, ovviamente non succede niente, ma ripetitivamente, cioè non è che ne metti una, sicuramente ne metterai tante, quindi ci comincerai a fare, adesso ti tratterai come un criceto, ti metterai sulla ruota a fare i giri là sopra, va bene? E quindi questa, grande, buona, mani, tetto. Allora, quello che ti ho detto del profilo, del ciotto, si vede bene su quest'altra presa. Il profilo di questa, come puoi ben vedere, è la sezione del bordo è quasi 2 centimetri. Allora, questa è una presa, a mio parere, è top, proprio un must. Perché? Perché è un bidito che non causa compressione. Uno, perché appunto c'è questa ergonomia, proprio tutto studiato qui, prima cosa, e poi anche perché come bidito è atipico. Soprattutto su roccia, cioè i biditi sulla roccia sono comunque traumatici, buchi, perché almeno che non sono sfasati, ma sono veramente complicati e difficili da trovare, soprattutto in strapiombo. Allora, qui il trauma da compressione sulle dita non c'è, neanche tra l'altro il trauma da rotazione. Perché? Perché, come puoi vedere, qui la presa è svasata sui bordi, quindi non si può uncinare e fare questa leva qua. Cioè, questo l'ho studiata proprio apposta per evitare l'uncinata, cioè un po' la puoi fare, però essendo svasata, se ti metti in una posizione, diciamo, erronea, e quindi vai a caricare, a sovraccaricare proprio le articolazioni, in quel momento lì andrai a perdere la presa. Se invece il bordo fosse stato netto e il dito sarebbero andati a incastro, come succede su roccia, e lì ripeti, c'hai trauma da compressione e trauma da rotazione, tutte e due insieme. Quindi non è importante solo come metti le dita, ma anche i bordi della presa sono importanti, quindi deve essere stondati il più possibile. Ora abbiamo parlato delle prese delle mani. Attenzione che gli stessi principi vanno bene pure per le prese dei piedi. Perché? Perché è uguale. La presa del piede, soprattutto se è grande, che si può uncinare, ti permette di fare delle
rotazioni forzate, soprattutto di ginocchio, bacino e schiena, anche senza un corretto utilizzo dei muscoli, quindi utilizzare la presa per mantenere delle posture, quando in realtà le articolazioni vengono gestite dai muscoli. Quindi se tu utilizzi e vai a scarico sulla presa utilizzando parzialmente il muscolo, che poi in realtà è anche l'ideale per l'arrampicata, però è un problema per le articolazioni, perché come vedi, come stai guardando nel video, questo tipo di rotazione va a torcere completamente il ginocchio, e nel caso in cui il ginocchio andasse tu lo portassi sotto la punta del piede, il peso si scaricherebbe proprio sull'articolazione, e con il piede molto grande, che io non ho da farti vedere, però potresti andare probabilmente a rompere i menischi, a ledere i tendini, i legamenti. Tu dici in assoluto le prese grosse no, ma anche le prese svase? Allora, per le prese svase c'è un altro dettaglio. Ci siamo incentrati sulle dita, però sappi che non è l'unico punto. Quando io parlo di articolazioni, parlo di tutte le articolazioni. Quindi come per i piedi andiamo a interessare ginocchio, bacino e schiena, ma anche per quanto riguarda la parte superiore, quindi dopo le dita ci sono i polsi, i gomiti, le spalle e la parte superiore, e il collo e la parte superiore della schiena. Torniamo alle prese svase. Allora, appunto, non è solo di dita il problema, ma è proprio da qui si evince anche la presa svasa. La presa grande svasa non la prendi più solo con le dita, ma la potresti prendere col palmo, perché più superficie d'appoggio cerchi di offrire, e aumenti l'attrito. Aumentando l'attrito aumenta la tenuta, però questo su una presa grande cercherai appunto di mantenere te l'angolo schiacciando e creando questo angolo con il polso. In questo angolo qui abbiamo il tunnel carpale, che è la guaina, che è la fodera, e dove passano probabilmente tutti i tendini. Trauma da compressione, da compressione e schiacciamento, tenderà a prima a infiammare dentro i tendini e poi successivamente a sfilacciarli o a rovinare previamente questa guaina. Anche scorrendo dentro male, facendo attrito, che non scorrono, praticamente si sfilacciano. Poi o si sfilaccia il tendine o si sfilaccia la guaina, comunque bene non fa. Detto ciò, torniamo indietro. Prese grandi, la presa grande non c'è più, almeno che non è una presa grande e stretta, non c'hai il trauma, diciamo, sulle dita, a parte se è proprio una lama, sì, però comunque impostano, se tu la utilizzi male o magari ti ci tuffi sopra, incomincia a interessare, dato che comunque la presa tiene sempre, e perdi i piedi, per esempio, incomincia a interessare il gomito, che prende la stecca se perdi i piedi, dopo il gomito c'è la spalla, ok? E poi tutte le rotazioni che puoi fare proprio perché hai una presa grande e puoi andare fuori postura, perché la presa grande compensa, perché tanto ti tieni, ok? E quindi quella cosa ti induce comunque automaticamente ad andare fuori postura, e quindi a esagerare. Che poi, allora, in arrampicata ci sta, però in arrampicata lo fai una volta, due volte, tre volte, fai 10 volte totale. In allenamento incominciamo ad andare sull'ordine delle centinaia, perché è anche quotidiano. Cioè non è che tu quando vai a scalare ti passi una vita su quella via lì, e quindi quelle prese la prendi una volta, due volte, la puoi prendere 10 volte, anche se la tenti tante volte, ma non è mai come avercela dentro casa e continuare a fare i percorsi o i circuiti all'interno della casa o in palestra. Occasionalmente, se tu carichi una presa male o se incontri una presa che, diciamo, può essere tra virgolette dannosa,
con una volta che tu la utilizzi è difficile che ti possa far male, perché ci stai attento. Il problema quando sussiste? Quando questa cosa entra in ripetizione, nel ciclico. Quindi se noi ci alleniamo vuol dire che noi in realtà proviamo più volte lo stesso passaggio, quindi calziamo più volte la stessa presa o anche lo stesso traverso lo faremo più volte. In questa maniera andremo incontro sicuramente a dei traumi. Quindi più sono le volte che tu ripeti la stessa cosa, più hai alte le possibilità di danneggiarti. Quindi diciamo soluzione: le prese grosse, attenzione, soprattutto cosa si intende per prese grosse. Abbiamo detto anche in placca, come ti ho già detto al video precedente, l'ingombro, non esagerare. Poi è inutile che tu prendi le zanche o le ronchie, cioè dove tu metti la mano così, cioè le tasche, ecco, una tasca non c'ha senso. Cioè comunque noi stiamo allenando sempre la percezione e devi allenarti a capire dove, fino a dove ti puoi spingere e cos'è che tu puoi riuscire a tenere. E quindi tenere una tasca, non capisco il tipo di esercizio, cioè tenere 1000 tasche è come dire io mi sto allenando per fare il 6A, io già lo ripeto costantemente. Cioè attenzione, ricordati sempre il perché lo stiamo facendo. L'arrampicata è l'esaltazione della percezione e della definizione del movimento, quindi deve essere più preciso e deve essere più sensibile, ok? Quindi tu devi imparare a capire cosa riesci a fare e come farlo per riuscirci. Quindi prese fondamentalmente piccole o medie, ma soprattutto non devono essere uncinate. Poi, per carità, c'è una presa, le prese piccole possono essere anche uncinate, ma grandi e uncinate, ripeto, non ha senso, ok? Tu dici, ma io la utilizzo per recuperare? Impara a recuperare o impara a fare, tra virgolette, esercizi aerobici su prese piatte. Per me è difficile farti vedere le prese dannose, perché io prendo solo prese buone, ho solo prese extreme limits qua dentro, proprio perché abbiamo studiate per non fare male e per appunto per sviluppare il gesto dell'arrampicata e imparare a essere più pronti per cose più difficili. Pronti tra virgolette, cioè è proprio l'atteggiamento mentale, ponersi sempre oltre ogni limite, mantenendo sempre l'attenzione sulla cura. La cura del gesto, la cura del sé, di come siamo fatti. Manca il trauma da affaticamento o da sforzo. Questo rientra sempre nell'atteggiamento. Quindi anche se te hai risolto, diciamo, e c'è tutte prese buone, e tu utilizzi tutte prese buone, sappi che comunque la ciclicità, quindi il ripetere sempre lo stesso movimento, per quanto la presa possa essere buona, quella presa si trasformerà nel tempo in un danno. È come dire una goccia d'acqua che casca. Quella goccia d'acqua ti potrebbe dissetare fino ad arrivare a una quantità di un bicchiere, quindi sì, va bene, ma oltre ricordati che quella goccia d'acqua può generare l'ostilicidio. Consiglio sempre di allenarti in circuiti, ma il circuito devi cercare di cambiarlo più spesso possibile. È vero che io ti ho già detto di scriverti, ho capito? Tu te li scrivi, ma non per farlo il giorno dopo. Tu te lo scrivi per poi vedere nell'arco, non so, di un mese se effettivamente sei migliorato oppure no. Però se uno lavora nella maniera corretta è quasi non necessario andare a rivederlo, però comunque in ogni caso tu ti conservi una memoria. Anche perché, poi questo farò un video a parte, però nel momento in cui tu lo scrivi lo stai memorizzando e ti crei anche un background, un archivio di movimenti più saldo, più preciso, che ti permetterà poi di avere più immaginazione. Quindi evitare di fare i traversi, di rifarli tante volte, quindi magari una seduta, ok, fai
ti studi traverso e lo fai 2 o 3 volte, ok. Il giorno dopo cambi percorso. E poi un'altra cosa importante è: fino a quanto mi posso spingere nell'allenamento? E lì è la famosa frase: ascolta te stesso, impara ad ascoltarti. Questo perché quando tu percepisci stanchezza, dici: ma perché percepisci stanchezza? Perché il tuo corpo ti avvisa, prima di danneggiarti, che c'hai delle carenze, che stai andando, prima ancora di andare ad affaticare i muscoli, tendini e articolazioni. Perché i muscoli, tendini e articolazioni? Perché il muscolo, se è idratato, minerali, c'ha glucosio, c'ha tante cose, se c'ha dentro è alimentato, mantiene tutto quanto il sistema, compreso le articolazioni. Nel momento che il muscolo incomincia a lavorare male, incomincia a soffrire, si dice affaticamento. Attenzione, affaticamento è un termine clinico. Nel momento in cui uno ha un organo affaticato, vuol dire che sta male, è una patologia l'affaticamento. Quindi tu non puoi ambire ad affaticarti, né che tu puoi trovare l'agio nell'affaticarsi. Quello che tu devi imparare a comprendere è capire i limiti per andare oltre. Ma se te ti senti stanco, senti quello e ascoltati. È come la paura e il dolore. Allora, se tu non hai risposte a questo, è meglio che ti fermi. Sempre. Perché? Perché domani è un altro giorno. È ora di cercare di stare bene. Anche perché io non so come fai a divertirti nel momento in cui tu sei distrutto. Cioè, perché devi fare questa cosa? Cioè, sappi che stai coltivando una cosa insana e che si chiama masochismo. Il masochismo non puoi alimentarlo, ok? Dici, no, perché io devo essere forte? Ma la forza, questa è stupidità, non è forza. Cioè, io non so la cultura dove ci sta mandando, però sicuramente so che io non mi diverto quando fatico. E ti dico che io vengo da 10 anni di competizione, non è che non le ho fatte queste cose, però ancora sto pagando tutto quello che io ho creato e ho generato in quel periodo lì. Anche perché tu fisicamente poi guarisci, ma psicologicamente è molto più complicato. Attenzione, uno la sottovaluta sempre la mente, però per un arrampicatore sottovalutare la mente, ma come fai? Cioè, l'agilità, arrampicata è agilità, è la capacità coordinativa, che appunto si perde nel momento in cui sei stanco, perché andrai appunto a disorganizzare il movimento e quindi arriverai scomposto. Farai movimenti scomposti e sarà facilissimo farti male, perché arrivi scomposto e perché i muscoli sono stanchi e quindi non possono rispondere e compensare, diciamo, rimetterti a posto, e quindi ti fai male. Ovviamente ti ho fatto comunque un panorama. Io quello che cerco di fare è cercare di stimolarti ad andare ad informarti o stare più attento e appunto a cercare di trovare soluzioni. Non ti ho detto tutto? Ovviamente quello che mancherà, ok, che ti serve sapere, commentamelo qua sotto e dimmi cos'è che vorresti approfondire o cos'è che non hai capito, così cerco appunto di risponderti con un altro video o direttamente sul messaggio. Poi, ovviamente, per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti che pubblicherò, iscriviti al canale e clicca il tasto campanellina.